Si può ammirare a Cremona, a Palazzo Guazzoni Zaccaria, l'esposizione di alto artigianato dal titolo Creare, che raccoglie delle vere e proprie eccellenze nel settore. Una mostra mercato di alto artigianato, cosa vuol dire? Che ci sono gli artigiani che producono dei pezzi importanti, ok? Quindi non quello che chiamiamo bista, ma qualcosa di diverso. Sono aziende che lavorano e producono e vivono di questo e quindi fanno tante manifestazioni. Questo format lo stiamo portando in giro per l'Italia e vuole unire il prodotto bello alla location bella, quindi fare questo connubio. E quindi ecco perché la scelta di questo palazzo a Cremona, che si chiama Palazzo Guazzoni Zaccaria, che è un palazzo del 1400. Al primo piano abbiamo l'esposizione vera e propria, quindi ci sono 20 artigiani selezionati che arrivano da tutta Italia e si trova abbigliamento sartoriale, gioielli. Addirittura c'è un produttore di gin che adesso va di moda, bresciano, un ragazzo bresciano che fa questo gin a base di liquirizia. Poi abbiamo una pasta, un pastificio biologico, ovviamente un'azienda agricola, perché anche le aziende agricole sono artigianali e quindi c'è una produzione di nicchia di pasta di farro sulle colline reggiane. Abbiamo un'azienda agricola parmigiana che ha lo zafferano, che è un'altra particolarità. Insomma, ci sono tante chicche, quindi è bello anche venire poi a curiosare e scoprire cosa c'è man mano in questa manifestazione, che dura questi 3 giorni, quindi venerdì 8, sabato 9, domenica 10, dalle 10 alle 19, orario continuato. Si mette in evidenza la forte presenza del Natale come tema centrale della mostra, in accordo con il periodo. Ogni produttore ha cercato di creare qualcosa con il tema natalizio. In questo caso alle mie spalle vedete un allestimento che però è tutto in vendita e sono tutti oggetti proprio prettamente natalizi. Quindi abbiamo ghirlande piuttosto che candele, ma qualsiasi artigiano ha cercato di portare quello che potrebbe essere un regalo natalizio.